che è un po' difficile far tenere un animale come gabbia, mi risponderei, perché c'è un'ovvia incompatibilità tra un aspetto semantico, tra un aspetto di certificazione, tra un aspetto di qualsiasi forma di controllo, di classificazione, quando poi si ha a che fare con creature viventi, soggetti a cambiamento, imprevedibilità, che siano piante, animali o uomini. La vigna non è poi così lontana dall'uomo, è giusto che non si muova. Tolte quelle altre due o tre cose, è molto più vicino a noi di quanto si pensa, vigna o altra pianta. Direi davvero che è un termine un po' riduttivo, sostenibilità, quando si ha a che fare con agricolture di tipo biodinamico. Io parlo di biodinamica perché dico sempre, per ora, per me è il modo più intelligente per fare agricoltura. Ci sta che magari da domani mattina se ne trovi uno di migliore e sono ben accetto a trovarlo. Però la mia risposta nelle esigenze moderne l'ho trovata nella biodinamica. Perché appunto si ha a che fare con un organismo vivente. E questo sia in campagna che poi anche quando si va in cantina. Tradurre questo in un insieme di regole diventa un po' un problema. E lancio già la prima polemica. Per quanto riguarda anche, per esempio, un approccio assolutamente legittimo per quanto riguarda la CO2. Il rischio, secondo me, perché in ogni metodo c'è il proprio rischio, è di far passare per la finestra quello che esce per la porta. Mi spiego. Tutto ha una giustificazione in termini di CO2, anche la produzione di un litro di glifosato, se poi trovo quanto bosco devo piantare. Beh, lì allora cominciamo a non trovare una sinergia né un punto di sintesi e nemmeno un dialogo, perché c'è una preclusione in termini formali e di concetto che arriva prima di stabilire quante piante devo piantare per compensare un litro di fitofarmaco. Perché la CO2 è prodotta da tante piante, tanti uomini, microbi, qualsiasi cosa, alla fine, che si muove e che sia vitale produce. Sì, noi compresi. Quindi è sicuramente un indicatore altamente sintetico del processo vitale. In tutto questo la biodinamica vuole, per propria definizione, rifiutare la sintesi e andare a vedere la parte complicata, la forte del vitale. Quindi direi in termini di sostenibilità biodinamica cosa ha a che fare? Fin quando si parla di vitalità e si include la parola vitalità, e quindi cambiamento, allora la sostenibilità può essere un modo con cui misurare anche la biodinamica. Se la sostenibilità diventa un conto additivo o sottrattivo di un elemento che può essere CO2, come possono essere i chilometri fatti, come possono essere i quintali risparmiati, non so di cosa, ma comunque una misura, allora diventa un po' una gabbia troppo piccola per stare.